a tutti ragazzi, qui è la F04 e questo è un nuovo, nuovissimo video. Oggi andiamo a mostrare la mia collezione del Napoli. Allora, io possiedo una mensola che si trova sopra la mia postazione e poi possiedo una parete in cui ho messo tutti i miei ricordi, ovviamente il 90% appartengono al Napoli. Dopo andremo anche a vedere le cose inedite che possiedo, che però non espongo perché ovviamente non ho spazio. Adesso non mi resta che augurarti una buona visione. Iniziamo subito dal guardaglietto del Napoli, firmato da Pepe Reina, José Callejón, da Marek Hamsik, da Mertens, da Insigne e da Koulibaly. Questo è invece il mio orologio del Napoli, che non è bellissimo, non funziona attualmente, però che arricchisce le mie pareti. Ora passiamo un po' più ai pezzi di storia. Questo è il mio poster ricavato dal Corriere dello Sport. Recamani Napoli primo, una prima pagina veramente bellissima, risalente come vedete al 2012, veramente fighissima. Questo invece è un quadretto piuttosto piccolo, come vedete della stagione 86-87, quando il Napoli vinse lo scudetto, campione d'Italia infatti. E è un quadretto che mi ha regalato mio padre, con tutta la rosa del Napoli nell'86-87. Invece, andando un po' più nel personale, troviamo un quadretto realizzato da mio padre, la prima di Raffaele allo stadio San Paolo di Napoli, quando il Napoli vinse 3-1 col Parma, esattamente il 16 settembre 2012. Quanto cacchio ero piccolo! E poi abbiamo anche un altro quadretto, quando sono andato alla mostra del Napoli nel Mito al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. E queste sono tutte le foto, compreso il biglietto, e veramente storico, con tutte le coppe, con tutte le maglie originali di tutti i calciatori. E questo invece è l'entrata. Quella era la mia parete, questa invece è la mia mensola che si trova sopra la mia postazione, e qui ci sono tutti gli adesivi, tutte le cose anche realizzate da me, come questa coppa targata Napoli che assomiglia alla Champions, il Super Paolo Cannavaro, il nostro capitano. Abbiamo anche figurine dell'album del Napoli e altre foto ovviamente, sia vecchie che piuttosto recenti del Napoli. Questo invece è il mio pitbull con tanto di sciarpa del Napoli, come vedete. Napoli, vedete. E poi invece questo è il libretto che mi hanno consegnato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, quando sono andato alla mostra del Napoli nel Mito. Bellissimo. Poi abbiamo il completino del Napoli della stagione, se non erro, 2015-2016, con tanto di pantaloncino. Per quanto riguarda invece i vari libri e album, ho comprato quello del 2015-2014 e quello del 13-14 del Napoli come album delle figurine, che ovviamente non ho completato. Un altro volume invece è un volume che praticamente è inedito, sono tutte le prime pagine, insomma i giornali che racchiudono tutta la storia del Napoli dalla Serie C alla Champions League. Infatti si conclude, vedete, con Lavezzi, Liverpool, ancora Lavezzi, Hamsik, De Santis, anche Steven Gerrard tra l'altro, e invece inizia, vedete, dalle prime pagine, ecco qua, quando Abate era ancora a Napoli, i baby bomber, vedete? E poi c'è questo che credo sia il pezzo più inedito che possiedo, ed è praticamente la formazione del 2012-2013 del Napoli. Dite voi che cosa c'ha di inedito una formazione? Beh, c'ha effettivamente tutte le statuine di ogni singolo giocatore, guardate qua. C'è uno spettacolo questa collezione di tutti i giocatori. Statuine fatte, credo, in plastica, anche se, vedete, Zuniga 18. Vedete anche Cavani 7. Cavani 7, vedete. E ognuno possedeva non solo la sua carta con tutte le caratteristiche sul pezzo, ma anche la loro carta. Per quanto riguarda invece i poster, abbiamo 2010-2011, tutta la rosa
C'era anche Yebda, ragazzi, dov'è? Ora la trovo. Eccolo qua, signori. Yebda, c'era Grava, c'era Gargano, c'era Mascara, c'era Pazienza. Con tutte, ovviamente, le firme. Qui Pocio 22, era la Vizio, ovviamente. Vedete? Tutto qua. Mamma mia, bellissimo. Poi abbiamo una foto di Maradona del 90. Poi abbiamo un altro poster di quando il Napoli inizia la Coppa Italia, anche esclusiva Corriere dello Sport. Vi faccio vedere l'annata 2011-2012, una stagione da incorniciare. C'era Aronica, ragazzi, ma quanto era forte Aronica. E poi, ragazzi, quello che vi farà scendere la lacrimuccia: la storia siamo noi, Gonzalo Higuaín e Marek Hamšík, 2015-2016. Napoli record, 8ª vittoria di fila. Record che ovviamente è stato battuto quest'anno, sempre da Napoli di Sarri. Quindi, ragazzi, questo è quanto. Spero che il video vi sia piaciuto. Voi supportate al massimo con tanti like, commentate, scrivetemi quale altro video vorreste vedere sul canale. Io mi sono veramente divertito tantissimo a fare questo video, a mostrarvi tutto ciò che possiedo per quanto riguarda la SSC Napoli. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!